Ragazzi, vedete questa copertina? Sapete cosa significa quando abbiamo la copertina dei mostri? Che stiamo per andare a reagire alle animazioni più spaventose di internet. C'è Foxy, Funtime Foxy, che mi protegge. Lasciate mi piace per essere protetti anche voi ed iniziamo subito. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La prima animazione di oggi, che si chiama Nightfall. Vediamo, sono molto curioso. Questa volta non ci sono fantasmi formaggini, ma c'è Huggy Wuggy. L'animazione già parte male. C'è una bambina che dorme in una finestra aperta. Non sono dei buoni segni. Oh, è passata Huggy Wuggy. L'avete visto? Tornate indietro con il video per vederlo. Oh no, forse non era Huggy Wuggy. Forse è SCP-096. Oh no, bambina. Sotto le coperte, non ti può prendere. Sotto le coperte, bambina. Bambina, brava, ok. Sei salva, è salva, è salva. Ma cosa sto vedendo? Ma non era un'animazione horror? Colpo di scena. Non ho mai visto una trecciata così grande. Che cosa stiamo guardando adesso? Claire. È un'animazione horror. Stiamo entrando dentro la cameretta di un ragazzino barra bambino a cui piacciono tanto i dinosauri. Ma sembra una versione tarocca di Zelda questo. Ok, non è quello che conosco io. Si è spenta la lampada e lui è lì con la sua spada che sta aspettando che arriva il mostro. Eccolo. Oh no, è orribile. Guardalo. Oh, guarda che brutto. Lascia mi piace, iscriviti e commenta con hashtag mostri spaventosi entro i prossimi 3 secondi o questo mostro verrà a mangiarti stanotte nel tuo letto. È sparito. Eccolo, sta tornando dietro. Girati, ti sta circondando. Sapete chi mi ricorda questo mostro? Mommy Long Legs. Oh no, è bruttissimo anche perché può cambiare. Eccolo, bravo, l'hai preso, dai. È bruttissimo questo mostro perché può cambiare anche di aspetto. È spaventosissimo. Oh no, un clown orribile. E che dai, o smetti. Non è che puoi fare sempre paura però. No, guarda la camera, la camera si è girata. Oh no, è finito in acqua. Tutto bene? No, le statue. Bambino, potrebbe essere anche la tua pipì, eh. Può essere che te la sei fatta sotto dalla paura. No, c'è il mostro sott'acqua. Già è strano che il bambino possa respirare sott'acqua. Però vabbè, il mostro gli sta passando sotto. La spada si è illuminata, quindi lui può sconfiggerlo ora. Vai, 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 sconfiggilo. Sconfiggi questo... Oh no, tiragli una spadata. Bravo. Vediamo, dov'è finito? Sarà il paradiso? Non credo, troppo vuoto. Sei vivo? È tua mamma quella? Un po' delusa da quello che è uscito fuori, eh. No, che carino. Ha rivisto sua mamma. Beh, più che horror diciamo che ho capito un po' meglio l'animazione. Che bello. No, adesso la mamma lo sveglia dal sogno. Claire, mi sa che ho capito un po', la storia. Alla fine non era tanto horror. Oh, hai rotto il cavolo, però non ci venire qui se ti caghi addosso, scusami, eh. Tutto sommato ha un bellissimo significato comunque l'animazione, anche se dove essere horror vedo che c'è anche un Frostinox sulla parete. Questo fa anche disegni di Halloween, è giapponese, anche se sua madre parla francese, però vabbè. Abbiamo la stessa spazzola, c'è la mamma che ti chiama da un'ora, apri, no? È sua sorella, mi sa. E vabbè, che mostro orribile. Vediamo cosa sta succedendo. Qualcuno sta scappando. C'è appena stata una battaglia. È inciampato su una bara, mi sa. Vabbè, potevi inciampare da un'altra parte, scusami. C'è proprio un cimitero, dovevi capitare. Anche se sembra un tempio. No, non mangiare i doni che hanno dato alla signora. Allora fai schifo però. La signora lo sta guardando. Hai lasciato veramente la katana lì? Così che la signora possa prendere vita e vendicarsi? Io non ho capito perché questo si è messo a mangiare le bacche che hanno donato a una signora. Devi essere veramente scemo, eh. Guarda, guarda, si sta sentendo male. Gli hanno dato allergia alle bacche. E la signora lo sta seguendo, tra l'altro. Oh no, adesso la signora lo rapirà. Oh mio Dio, non vede proprio l'ora di farlo fuori questa. Vabbè, ma solo mangiato delle bacche, scusi. Ecco, la goccina che lo sveglia. Sì, vabbè, ma non è normale, hai mangiato solo una bacca e questa ce l'ha così tanto con te. Guarda, guarda, sta prendendo vita la statua. Oh mio Dio, ma che ca... È diventata un ragno orribile. Mi scusi, signora statua orribile. Oh mio Dio, guarda, 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 guarda. Ma cos'è sta roba? Ma veramente veneranno queste cose in Giappone? Voi state male, eh. Scappa dentro il tempio. Chiuditi dentro il tempio. Bravo. No, non sei bravo. Ho sbagliato, scusa. Io non ci starei tanto tranquillo. Sono tutte statue di lei. Adesso si trasformano tutte. Una katana. Puoi usarla per difenderti. Oh no, ma che ca... Forse ho capito. Il mostro lo... Eccoci, stiamo per vedere l'incubo di qualcuno. Questa signora fa un sacco di incubi e noi scopriremo le sue peggiori paure. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Raga, ma quello era Huggy Wuggy. Tornate indietro con il video per vederlo. Guardate, si sta sentendo male. L'incubo la sta spaventando. Eccola, si è svegliata. Dai, stai bene, era solo un sogno. Era solo un sogno, tranquilla, dormi. Mettiti a dormire. Dai. Vedo che la chiappa sogni non funziona tanto, se ti fa fare gli incubi. Infatti
anche lei lo guarda per dire: ma che cosa fai, scemo? Lo toglie. Ma no, ma non puoi avercela con... Ecco, rimettilo lì dove stava. Ti verrebbe la voglia di tirarlo, ma non lo tiri. Però potresti rimetterlo dove era, no? Beh, ma mettiti a dormire, sono le 2:30. Prende anche delle pasticche la signora. Si è bevuta un tè. Cosa più sbagliata non esiste: accende la TV alle 2 di notte. Si è svegliata ma si stava addormentando. 3:30, continua a bere. Vediamo se si addormenta. Però non funziona così, secondo me non dorme più. Vai che dorme, su. Dormi. Sposta la sveglia, guarda che ore sono. È impazzita la sveglia. Ragazzi, è impazzita la sveglia. Dove sei finita? La TV non funzionava più, tra l'altro. Tutto a colori, a caso. Oh mio Dio. Allora esistono i colori in questo pianeta? È 2013? Siamo nel 2023, 10 anni dopo praticamente. Oh no, è finita nel sottosopra di Stranger Things. Guardate le nuvole come sono. Caspita. C'è un mostro. Scappa. È Aggiwaggi questo. Più o meno. Un nuovo tipo di Aggiwaggi. Ma non c'è solo lì che puoi scappare. Puoi andare anche da altre parti però, eh. Oh no, il mostro la sta raggiungendo. Si arrende lei. Non devi arrenderti. Dai. Vabbè, il mostro alla fine sta lì dietro e la guarda. Lei si è arresa. O lo affronterà. Forse vuole affrontare i mostri. Oh no. Il mostro ha provato a mangiarla. Non lo prende la cappa sogni che non serve a niente. Scappa, corri. Datti alla fuga. Sì, la cappa sogni che ferma il mostro. Il mostro si diverte pure. Il mostro l'ha mangiata. Adesso è diventata lei il mostro. Oh no. No. Lei da dentro lo sta facendo fuori. Brava, combatti. Fallo fuori il mostro. Oh mio Dio. 6:30. Puoi anche svegliarti, dai. Ha combattuto il mostro. Ce l'ha fatta. Dai, ce l'ha fatta, su. E adesso si riparte. Oggi è un altro giorno. Dai, si è calmata. Ha sconfitto i suoi mostri. Anche se c'è qualcosa che non va bene. Oh no. Questa animazione, ragazzi, è con un tipo che sta per morire la morte. La morte sta aspettando il suo momento. Ok, il tipo dovrebbe essere oramai alla fine. Forse ci siamo. È una gara tra la morte e il signore, perché il signore vuole vivere all'infinito, mentre la morte dice che oramai è arrivato il suo momento. Quindi più che horror fa anche un po' ridere. Guarda questo che frigge la carne con quello che si usa di solito per risvegliare le persone. La morte se n'è andata dal tipo là dietro. Eccola. Sta guardando il tipo ed è arrivato il suo momento oramai. La crestitra dice che manca poco. E adesso la morte ci pensa un po'. Guardate che si diverte. Guarda, guarda, guarda. Sta suonando praticamente. Ops. Eccolo. La morte scappa al tipo ed è arrivato lì. Guardalo che cerca di risvegliare il tizio. Oh no. No, non dirmi che è morto. È già morto il tizio. Dai, che ce la puoi fare? No. Non ce l'ha fatta. Adesso va a dare la notizia. E la morte è contenta perché ce l'ha fatta. Puzza di bruciato il tizio. Eccolo, è uscito il suo spirito. Si è svegliato. La morte se lo porta via con sé. Lui non si accorge di niente, tra l'altro. La morte gli passa dietro. Oh no. Dai, che ce l'ha quasi fatta. Forse ho capito cosa succede, raga. Tutto a caso, guarda. Ah, c'è il tasto per la morte. C'è il tasto speciale. Quando la morte va in ascensore, ha un tasto speciale. Quindi il tizio. No. Si è risvegliato il tizio. Guarda la morte che gli corre dietro. Si è beccata la porta in faccia. Non ha parole. E il tizio si è risvegliato. È vivo. Anche se credeva di essere morto. La morte è tornata a cercarlo, ma lui è scappato. Nudo, tra l'altro. Ti sta anche bene, eh? Non ho parole. Un sacco di problemi ci sono qua, eh. Questa, ragazzi, è un'animazione spaventosa. Spaventosa giapponese. Oh, c'è una tizia che ha tolto la mascherina. Adesso può respirare. Vediamo dove va a parare. C'è Teddy Bear. È un amico di Aggiwaggi, quello, mi sa. E tra l'altro mi sa che l'ho pure visto, quindi tornate indietro con il video per vederlo. Oh, che carino. Aggiwaggi che gli fa compagnia. Si vogliono bene, lei e l'orso Aggiwaggi. Credo che stiano... Infatti l'orso gli dice: no, non ci pensare, eh. Non devi pensare a cose brutte. Lei sta chiedendo un passaggio, mi sa. Ha perso la sua amica. L'orso gli sta dicendo: stai con me, stai con me. Non è, è pericoloso. Ah, gli ha accordato il passaggio però. Vieni, signor orso. Signor orso, andiamo a cercare la mia amica, dai. Che tra l'altro è un'animazione che ha previsto anche il COVID, perché erano tutti con le mascherine. Ecco l'orsacchiotto tutto arrabbiato. Si è anche un po' offeso, perché lei vuole cercare la sua amica. Oh no, dove sono finiti? L'orso te l'aveva detto. Non sa dove sono. La ragazza è un po' preoccupata. Ma che ca... L'orso che cerca di dirgli: non farlo, non farlo, mi cago addosso, non farlo. E lei invece parte. No, vabbè. Slalom. Povero orso, si è spaventato, poverino. L'orso è stra spaventato. Poi quelli avevano le pistole così. Cioè, che sicurezza hanno lì? Niente, zero. C'è luce, finalmente. No, la polizia è dietro di loro. Addirittura i carri armati. Ha sterzato da sola la macchina. Wow. Non ho capito che cosa sta succedendo. Sembrano dentro una casa enorme, tipo. È circondata. Eccolo, l'orsacchiotto che scappa. È spaventato l'orso. Oh no. Povero orsacchiotto, ha paura. Ma tutto questo perché? Guarda la macchina. La macchina è impazzita. Ok. L'orso ha capito che lei è triste e la vuole aiutare. No, adesso anche l'orso si sacrifica.
terrorifica per lei. Vai, scema. Ecco, infatti, povero orso. Cioè, no, poverino però. Era il suo migliore amico, si è sacrificato per lei, ma lei vuole un'altra persona. Forse è arrivata la luce. Adesso gli dispiace per l'orso che non c'è più. È uscita, dai, ce l'ha fatta. Però non può respirare, mi sa, perché è tutto radioattivo. Ecco la maschera a gas, dai. Ma prendila, hai avuto la fortuna che è lì. No, la sua amica ha fatto una bruttissima fine. Mi volete prendere in giro? Era tutto un film? Non era tutto un film. Oh mio Dio, poverina però. C'è un tornado in arrivo. L'hanno scoperta, adesso gli sparano. Poverina la sua amica. È finita, ciao. La tempesta di Aghiwaghi è arrivata. Abbiamo di fronte una casa super realistica. Gatto spaventoso. Questo è il cortometraggio. Penso che sia il più bel cortometraggio che c'è in questo video oggi. È bellissimo, raga. È una casa molto vecchio stile, no? E c'è questo gatto che si fa le unghie, eccetera. È lì che si fa il bagnetto, che guarda la pioggia. È tutto incentrato sulla visione di questo gatto dentro questa casa di Aghiwaghi. Oh no, un gomitolo di lana. Per i gatti il gomitolo di lana è come una palla d'oro per l'uomo. Mmm, gomitolo di lana. Che bello, vero? Mica ci pensi al fatto che sono stati i demoni a tirarlo fuori. Eccolo che gioca col gomitolo di lana. Oh no, c'era una figura bruttissima. Quanto ci scommettete che il gomitolo di lana inizia a muoversi? Ecco, da solo. Vada, signor gatto, segua il gomitolo di lana dove i demoni vogliono portarti. Guardalo, è molto preso da questo gomitolo, perché per loro il gomitolo vale tutto. Le luci si stanno spengendo, tra l'altro, mentre il gomitolo di lana va avanti. E il gatto, anche se è un po' spaventato, continua ad andare avanti. C'è una luce in cucina, la casa è inquietante. La gente che ci viveva con questo gatto, non ne parliamo. Eccolo. Oh no, sono caduti tutti i quadri. E il gatto si sta rendendo conto che qualcosa non va. Ma andiamo avanti. È passato a Aghiwaghi, l'avete visto? Tornate nel con il video per vederlo. Scrivetemi hashtag l'ho visto se l'avete visto. Sentite, c'è qualcuno che canta. Oh mio Dio. Signor gatto, qualcosa mi dice che dovevi rimanere in camera. Il gomitolo di lana lo sta portando al centro della stanza. Oh no, una signora anziana si è attivata in TV. È Barbara D'Urso. Non lo so, guardate il gatto come guarda, molto preso, la signora anziana che cucina in modo spaventoso. Giustamente il gatto, che non capisce che cos'è, si addormenta. Ma che carino. Troppo carino questo gatto, ragazzi. Inizia a essere un po' spaventato, però continua a seguire il gomitolo di lana. Guardate, è caduto del latte. Non c'è andare a berlo, è latte avariato. Non lo bere, l'ha bevuto. Il gomitolo di lana si è fermato. Si apre il frigo. Perché si sarà aperto il frigo? Un cetriolo! Il cetriolo è il mostro dei gatti. Poverino, guardalo come è spaventato. Lui odia i cetrioli. Oh no, è super spaventato. Lui vive in una foresta di cetrioli. Poverino. Eh vabbè, povero gatto però.